è stata presentata a Palazzo del Pegaso Boccaccesca, la 24esima edizione che riporta a Certaldo l'arte dell'enogastronomia. La prima edizione dell'Immagina Florence Film Festival è stata presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. La rassegna si svolgerà dal 15 al 22 ottobre a Firenze nella scuola Cinema Immagina. Torna a Caprese Michelangelo la festa della castagna e del marrone DOP, appuntamento per i fine settimana della seconda metà di ottobre. Colori, odori, sapori, un viaggio sensoriale da vivere nel cuore di uno dei borghi più belli della Toscana. Torna a Certaldo Boccaccesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane, giunta quest'anno alla 24esima edizione. Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre la manifestazione coinvolgerà il Borgo Basso e il cuore medievale di Certaldo Alto, palcoscenico per i numerosi espositori provenienti da ogni parte d'Italia, mentre grandi chef toscani daranno vita a dimostrazioni di cucina. Certaldo è sicuramente uno dei borghi più belli della Toscana, ma è anche uno di quei borghi che è riconosciuto da tutti, e noi in Consiglio regionale sono tante le iniziative che abbiamo presentato per la sua qualità, la capacità di saper produrre iniziative culturali di qualità. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza. La Toscana è anche una terra in grado di saper portare nel mondo le sue eccellenze enogastronomiche. E questa iniziativa, ormai alla 24esima edizione, riesce a rappresentare al meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere. Tiene insieme artigianato, tiene insieme prodotti del territorio, e li riesce a rappresentare sotto forma di spettacolo, qualcosa di unico, qualcosa di bello e di significativo, e io sono felice davvero, insieme al collega Enrico Sostegni e al sindaco Giacomo Cucini, di poter presentare questa nuova edizione qui in Consiglio regionale. La 24esima edizione di una manifestazione importante che mette insieme quelle che sono le caratteristiche fondamentali per la Toscana, e quindi l'enogastronomia, l'artigianato, quelle che ci permette di conoscere, fa conoscere la Toscana un po' in tutto il mondo. Certaldo su questo sta facendo un'attività importantissima, perché sia sul lato della cultura, sia sul lato della valorizzazione del borgo, sul lato appunto dell'enogastronomia, sta valorizzando davvero tutti quegli elementi che rendono la Toscana unica nel mondo. E grazie a Confesercenti, che con questa manifestazione fa uno dei tanti eventi che puntano a rilanciare e dare un aiuto a tutte le imprese del commercio, che in un momento come questo è complicato e difficile, ma insomma bisogna guardare avanti e sapere che con l'attività di promozione si può fare tanto. Boccaccesca è un contenitore molto importante per Certaldo. Sono 24 anni che curiamo con grande soddisfazione questa manifestazione. Torna in un fine settimana importante a occupare tutto il nostro borgo medievale e anche la parte bassa del paese. Un'organizzazione di Confesercenti, la direzione artistica assolutamente confermata di Claudia Palmieri, e ritorna anche dopo due anni difficili, quelli della pandemia, con edizioni molto più contenute, molto meno strutturate, ad essere una Boccaccesca piena di tutto il suo mercato enogastronomico di grande qualità, con la presentazione dei prodotti toscani e non solo, e con tutte le attività. Noi non ricordiamo sempre che Boccaccesca è stata un po' precursore degli chef che si esibiscono davanti a un pubblico, ben prima di tanti programmi televisivi ora noti che poi hanno fatto la storia di un pezzo della televisione. Tornano quindi gli chef in piazza, torna il coinvolgimento dei bambini all'interno delle nostre attività, che appunto hanno la possibilità di fare anche dei laboratori di cucina. Torna anche un'altra iniziativa importante, che è quella della piazzetta dei gemellati, e quindi il coinvolgimento, quest'unione del gemellaggio dell'amministrazione comunale di Certaldo con tanti altri comuni in Italia e in Europa, che appunto arrivano a Boccaccesca a presentare i loro prodotti tipici enogastronomici. E quindi è un contenitore vasto, pieno, molto importante, che punta sulla qualità del prodotto enogastronomico, sul buon cibo e sul buon vivere, dando anche questo grande messaggio educativo che si può mangiare e bere in un certo modo con qualità, curando anche la propria salute.
Per Confesercenti è un grande onore poter organizzare questa manifestazione, in quanto abbiamo proprio rinnovato il bando quest'anno per i prossimi 3 anni ed è una manifestazione veramente per noi importante da organizzare, perché non è la classica street food come ora siamo un po' assediati un po' da tutte queste street food, ma Boccacesca è veramente una cosa diversa. Boccacesca è il primo vero banco di cooking show che è stato fatto in Italia ancora prima delle trasmissioni televisive dei famosi cuochi in TV. I cuochi sono venuti prima di tutto a Boccacesca a cucinare per la strada e questo ci dà veramente grande orgoglio. Cucina di qualità in strada, e più abbiamo l'opportunità di aprire non solo nel magnifico borgo di Certaldo Alto l'esposizione di cuochi e di mercato della qualità e dell'eccellenza enogastronomica, ma anche nella parte bassa, perché collega il paese di Certaldo sia nella parte alta che nella parte bassa. Nella parte bassa dà l'opportunità anche alle partite IVA di Certaldo, bar e ristoranti, di poter uscire dalla propria bottega, diciamo, e poter essere anche loro partecipi dello street food in strada. Sono i giovani i grandi protagonisti di Immagina Florence Film Festival, rassegna dedicata al cinema indipendente internazionale che si svolgerà a Firenze nella sede della Scuola di Cinema Immagina dal 15 al 22 ottobre. Il festival, proposto dall'Associazione Culturale Cinema Immagina e patrocinato dal Consiglio Regionale della Toscana, è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Momento di festa per chi ama la cultura, per chi ama il cinema. È bello sapere che Firenze in questi giorni giocherà un ruolo che le è proprio, quello della capitale della cinematografia indipendente italiana, ed è bello sapere che lo fa insieme a tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è un modo anche nuovo, diverso, di valorizzare le sensibilità dei ragazzi più giovani, che alla fine valuteranno e sceglieranno anche quelli che sono i prodotti migliori. 100 produzioni che arrivano da tutte le parti del mondo saranno davvero, daranno ancora più lustro a un'iniziativa bella che Giuseppe Ferlito ha voluto mettere in campo nella città di Firenze. Insomma, sono felice oggi di essere qui insieme alla Presidente Giachi per questa conferenza stampa e dire che questo luogo è un luogo aperto a chi investe sul futuro, a chi dà nuovi strumenti ai ragazzi e alle ragazze più giovani e chi li fa sentire protagonisti. Devo dire che questo festival ha due aspetti interessanti. Uno è quello di valorizzare attraverso le 100 opere che mostrerà il cinema indipendente di registi che naturalmente sono spesso esordienti o comunque giovani autori, ma dall'altro ha un'altra valenza fondamentale. La giuria è composta interamente da giovani che studiano il cinema. Allora, noi sappiamo che l'esercizio critico, la visione critica, maturare uno spirito critico è fondamentale, quindi trovo che sia un'idea straordinaria farglielo fare non facendo soltanto lezione e saggiando quello che imparano, ma sul campo, esercitandosi veramente nel giudizio di opere realmente prodotte, realmente uscite nelle sale. Quindi una bellissima occasione di mettere nell'occhio, sotto la nostra attenzione, un aspetto fondamentale che stiamo perdendo. La cultura non vive senza un pubblico in grado di fruirne criticamente, e noi dobbiamo far crescere uno spirito critico, una capacità critica sul prodotto culturale. Questa è la prima edizione, abbiamo avuto tantissime adesioni perché vengono cortometraggi e film da tutto il mondo, perché sono regista e da giovane io cercavo sempre una vetrina per farmi vedere, e così è successo pensando ora a questi nuovi ragazzi che devono cercare di farsi vedere, e questa è l'idea. Sono tutti i generi, sono commedie, film drammatici, qualsiasi, cortometraggi, documentari, e tutti parlano dei temi molto molto importanti, perché ognuno parla della propria nazione. La qualità è molto buona, sinceramente, è interessante, perché poi considera che sono film che non hanno assolutamente la possibilità di essere diffusi nel circuito convenzionale, no? E quindi è un cinema più sommerso, è un cinema però non di serie B, è un cinema molto vitale. È un cinema che cerca di sperimentare nuove forme espressive. Abbiamo organizzato delle proiezioni alla Scuola di Cinema Immagina per 8 giorni e ogni giorno verranno proiettati questi nuovi film.
Compie 52 anni la festa della castagna e del marrone DOP di Caprese Michelangelo in provincia di Arezzo, appuntamento che celebra il frutto tipico della tradizione autunnale della Val Tiberina e che si svolgerà nei due fine settimana del 15-16 ottobre e del 22-23 ottobre. Siamo qui a presentare in Consiglio regionale, finalmente per la prima volta in Consiglio regionale che ha riconosciuto il patrocinio, la festa della castagna di Caprese Michelangelo. Una delle eccellenze, il marrone DOP di Caprese Michelangelo del territorio aretino da cui provengo, e che deve essere conosciuta in tutta la Toscana. Un momento particolare che coniuga enogastronomia alla bellezza del territorio, ma anche alla storia, all'arte. Ricordiamo che Caprese Michelangelo è la città che ha dato i natali al grande Michelangelo Buonarroti. E quindi dobbiamo ricordarci dei nostri posti, anche quelli più lontani, per far sì che la Toscana possa avere uguale considerazione. Il Consiglio regionale è molto attento a queste tematiche e dobbiamo continuare su questa strada. Siamo alla 52esima edizione, è una festa che richiama tutta la partecipazione di tutta la popolazione di Caprese Michelangelo, perché a Caprese c'è una tradizione castanicola molto forte. Ogni famiglia ha almeno un appezzamento di terreno coltivato a castagna. E i castagneti vengono in questo caso veramente molto coltivati, perché vengono potati, puliti. È un lavoro molto molto faticoso, perché è il bosco, però nel periodo autunnale viene considerato come un giardino, quindi se andrete a visitarlo sono dei veri e propri giardini. La castagna è un frutto particolare che viene utilizzato a Caprese Michelangelo fin dal Medioevo, e ci si fanno le farine, classici dolci anche, baldino e quant'altro, in questo caso per, diciamo, l'alimentazione interna del paese, però è un frutto che viene esportato poi tramite canali di vendita nazionali ed internazionali. Siamo onorati di avere anche il marchio DOP, perché il marrone di Caprese è stato riconosciuto già da diversi anni come DOP, e questo ci fa, diciamo, la differenza rispetto ad altre zone dove la castagna viene considerata un semplice frutto che però è molto generico, per cui il marrone ha una proprietà organolettica particolare, la castagna in genere si passa da un prodotto, diciamo, base a un prodotto medio-medio-alto senza distinzioni. In questo caso noi abbiamo distinto. La festa della castagna del marrone DOP di Caprese quest'anno verrà svolta come da consuetudine ormai da 52 anni, il terzo e il quarto weekend del mese di ottobre, quindi in particolare 15-16 e 22-23. È un evento molto importante che vede coinvolto appunto questo nostro fiore all'occhiello che è il marrone DOP, e chi viene alla festa sarà anche, insomma, una bella occasione per visitare il museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, che è appunto il luogo che ha dato i natali al sommo artista. Sarà l'occasione anche la seconda domenica del mese di ottobre di fare un giro con le mountain bike, che è un giro organizzato dalla Polisportiva Michelangelo, e quindi visitare anche tutti i luoghi del territorio, perché come sappiamo lungo il nostro comune passa anche il famoso Cammino di San Francesco, quindi tocca i luoghi storici come l'eremo della Casella, la chiesa di Zenzano e la chiesa di San Polo. Per quello che riguarda il programma, diciamo che il nostro comitato ha cercato di dare spazio a quelle che sono le attività economiche di Caprese e che circolano con i loro prodotti intorno a quello che è il frutto marrone DOP di Caprese Michelangelo, oltre a cercare di dare importanza a tutti quelli che sono i prodotti artigianali ed enogastronomici della Val Tiberina e quindi della nostra vallata. Per quello che riguarda il programma, insieme alla collaborazione con la Polisportiva, che è un gruppo giovanile di Caprese Michelangelo, abbiamo cercato di dare importanza alla parte culturale, quindi spostarci a livello di sport, quindi con le biciclette, nel secondo fine settimana nei percorsi francescani, quindi andare a toccare quelli che sono luoghi molto importanti per la cultura di Caprese. Dopodiché abbiamo stretto una collaborazione quest'anno con Coldiretti Arezzo, e con loro organizzeremo una grisfida ai fornelli
insieme ai cuochi contadini e alle amministrazioni della Vallata della Valtiberina e di Caprese, sfruttando appunto quello che è il marrone di Caprese Michelangelo. Oltre alla partecipazione del coro di Caprese, quindi dei capresani in coro, la parte folcloristica che animerà i due weekend della Festa della Castagna e appunto a quelle che sono le autorità che ci farà piacere portare a Caprese per far conoscere una delle eccellenze del nostro territorio.